Ciao a tutti! Con questo caldo infernale, oggi mi appresto a registrarvi il video sui miei prodotti preferiti e più usati del mese di giugno. Oggi voglio accorpare un po' tutto, quindi sia prodotti beauty che make-up, smalti e vorrei accennarvi anche a qualcos'altro perché vi ho fatto di recente tanti video di routine, dalla skincare alla cura del corpo, i solari, i capelli, eccetera. Quindi non ha molto senso che io mi ripeta. Preferisco focalizzarmi su qualcosa di nuovo, al massimo ricordarvi qualcosa che mi piace particolarmente perché ci tengo tanto a consigliarvelo. E cominciamo proprio da questo, cioè da due prodotti di cui vi ho già parlato, ma che veramente per me sono stati veramente l'innovazione di quest'anno, in particolare di quest'estate. Vi rimando ovviamente al video dove ve ne parlo più nello specifico, quello che riguarda i miei trattamenti per quanto riguarda la skincare. Si tratta di questi prodotti di Clinique. La parte che vedete fuori è la Clinique di Dramatically Different Hydrating Jelly, un prodotto che esisteva già, questo è trasparente. Si tratta di un gel prettamente idratante e molto idratante, dalla consistenza leggerissima che però idrata a fondo la pelle. A me piace tutto l'anno, ma per la stagione, per questa stagione è fenomenale perché avete subito un effetto iper rinfrescante sul viso e una profonda idratazione nonostante la leggerezza della texture del prodotto. Quelli che vedete all'interno sono dei booster che voi potete comprare scegliendo la funzionalità che vi serve, che ricercate. Questo arancione è il booster antifatica, quello più illuminante che io uso al mattino. Questo viola è il booster a base di siero di latte, tra le altre cose, che è un booster nutriente e che ha una funzionalità prettamente anti-age. Mi trovo benissimo perché non cambiando minimamente le consistenze, le texture, eccetera, ho due funzionalità diverse da prodotti molto simili per il giorno e per la notte. Di giorno ho smesso di mettere anche il siero, uso solo questo e ho un'idratazione perfetta. Con questo caldo preferisco magari fare una maschera idratante in più alla settimana o due e utilizzare solo questo prodotto oltre al contorno occhi come base al mattino, mi trovo divinamente. Per quanto riguarda i sieri invece ho un nuovo siero che sto usando la sera, lo uso solo la sera perché su di me va benissimo la sera, di giorno sarebbe troppo e perché appunto di giorno prediligo consistenze così leggere. Questo prodotto l'ho scoperto per errore in realtà e stiamo parlando di un siero di L'Oréal che è anti-age della linea Age Perfect Nutrition Supreme. Questa è la scatola esterna, si tratta di un siero riparatore concentrato, nutre intensamente e distende e tonifica la pelle. È un siero a base di miele di Manuka più calcio B5, adatto a pelli mature e secche. Allora, io ho visto questo prodotto da Tigotà, avevo finito, ho proprio finito quello che stavo utilizzando, mi serviva velocemente qualcos'altro. L'ho visto in offerta a 8,50 euro e onestamente l'ho preso. Ho detto vabbè, proviamo com'è. Poi sono arrivata a casa e ho visto che questa linea è studiata per pelli dai 60 anni in su. Ho detto vabbè, sarà una roba super unta, sarà una roba pesante e invece sinceramente non lo è affatto. Io avevo già riscontrato i benefici del miele di Manuka in un prodotto che avevo utilizzato, forse qualcuno di voi se lo ricorda, che veniva dalla Nuova Zelanda, che ne avevano portato i miei suoceri dopo un loro viaggio. Mi ero trovata molto bene, avevo notato proprio questo effetto estremamente nutriente e riparatore. Quindi ho detto, vabbè, probabilmente non mi troverò male con questo siero e devo dire che mi ha tanto tanto stupita. Innanzitutto la consistenza per il mio tipo di pelle non è assolutamente pesante, si presenta con questo colorino un po' ambrato, ma nel momento in cui andate a spalmarlo diventa subito liquido quasi e devo dire che si assorbe molto velocemente, così è già assorbito, non lascia residui unti, non è appiccicoso e anche in questa stagione devo dire che è ipertollerato, almeno dalla mia pelle io soffro molto il caldo. Profuma abbastanza di miele di Manuka e devo dire che io mi trovo veramente molto bene. Vedo il viso bello sano, rimpolpato, luminoso e riparato, lenito in un certo senso. Qui dice, vediamo se vi trovo qualche specifica.
miele di Manuka, originario della Nuova Zelanda, appunto come vi dicevo, è un prodotto famoso per essere molto nutriente. L'effetto del miele di Manuka, ricco di nutritivi essenziali e minerali, è infuso in questa formula nutriente che aiuta a riparare la funzionalità della pelle. E poi c'è l'azione del calcio B5. Cosa dice? Noto per le sue proprietà tonificanti, la formula aiuta a donare densità alla pelle e ritrovare tonicità. Io devo dire che mi sto trovando veramente bene con questo prodotto. Ovviamente non userei la linea completa, non abbinerei a questo siero per il mio tipo di pelle anche la crema, ad esempio, neanche la notte, però questo con una crema così leggera io li tollero perfettamente e noto dei benefici. Ripeto, non lo userei di giorno proprio perché è così tanto nutriente, almeno in questa stagione. Io tutte le volte che registro devo avere un pelucchio che mi gira in faccia, comunque. In questa stagione però devo dire che non lo trovo assolutamente un prodotto troppo per me. Non lo consiglierei a una trentenne e tantomeno a una che ha meno di 30 anni, però so che tra noi ci sono tante donne grandi, quindi insomma se volete provare un prodotto che è spesso in offerta, che non costa molto e che secondo me funziona, questo è un prodotto che vi posso assolutamente consigliare. Due cenni soltanto al corpo, perché io tutte le estati vi devo consigliare dei deodoranti, perché sono ovviamente alleati assolutamente indispensabili in questa stagione. Parliamo di due prodotti assolutamente da supermercato. Se siete alla ricerca di prodotti naturali, eccetera, chiudete, non guardate questo pezzo di video. Parliamo di supermercato e parliamo di efficacia profonda. Dove li amo tutti, tranne quello della profumazione alla pera che non amo. Questo è nuovo, c'è scritto con una formulazione più efficace. Sa di talco, non è un talco penetrante o pesante neanche per questa stagione, è un talco fresco che quasi non si avverte, funziona benissimo. Se cercate un prodotto senza assolutamente nessun profumo e che non si eroghi in spray, ma roll-on, che sono prodotti che di solito preferisce mio marito, io non vi posso che consigliare questo Licia, l'Original antiodorante, efficacia garantita. Questo è senza alcol, micro spugne, effetto asciutto. Questo è il lato secondo me più interessante di questo prodotto, perché lascia la pelle completamente asciutta come se non aveste messo il deodorante, non lascia nessuna profumazione, ma funziona per davvero. Quindi da supermercato consiglio decisamente poco glamour, ma io con questi prodotti mi trovo davvero benissimo. Passiamo a questo punto al make-up. Per quanto riguarda la base, sui fondotinta non vi dirò nulla perché vi ho fatto una testa tanta proprio di recente. Sto utilizzando le cose come avete sentito parlare negli ultimi video, nessuna novità e continuo a trovarmi benissimo. Per quanto riguarda invece il resto del viso, diciamo le polveri, due prodotti nuovi che assolutamente mi sento di consigliarvi. Mi sono decisa, dopo mesi che lo vedevo, a comprare questo bronzer di The Balm. Il mio amore per le polveri viso di The Balm, per il marchio in genere, ma per le polveri viso in particolare, ormai lo conoscete benissimo. In questo caso si tratta del colore Oliver. Sono uscite tre tonalità di questo bronzer che vanno ad arricchire la gamma, che se non mi sbaglio comprendeva solo la mia famosissima terra Bama Mama. Questo è un colore fantastico perché si tratta di un colore che va benissimo per il contouring, perché è un colore abbastanza freddo, ma non è un freddo grigio. Sfumato sulla pelle, diventa comunque un colore che non stona. È un colore perfetto, secondo me, se continuate a fare il contouring anche d'estate. Va bene, secondo me, a carnagioni medio chiare. Le caratteristiche della polvere sono le medesime di tutte le altre polveri The Balm, quindi parliamo di polvere sottilissima, molto scrivente, ma anche molto sfumabile, che non fa macchia. È un prodotto che mi piace tantissimo, che penso sostituirà la mia Mama Mama, anche perché sta tirando gli ultimi, e trovo che questo sia un colore che sta meglio sulla mia pelle ora. È un prodotto fantastico che vi consiglio, sui intorno ai 15-17 euro, quindi a prezzo medio lo potete acquistare. Io vi dico solo che la Mama Mama ce l'ho da qualcosa come 3 o 4 anni e ho fatto il buco. Ho fatto un buco, sì, ma potrei usarla ancora tantissimo. Quindi sui bronzer, sulle terre, eccetera, secondo me
qualsiasi costo vale la spesa, nel senso che quando trovate il vostro prodotto, la durata poi è veramente eccellente, per come il prodotto poi viene utilizzato. Un prodotto anche qui che era tanto che mi incuriosiva, ho trovato di recente da Tigotà e ho deciso di comprare, è questo prodotto di Rimmel. Io Rimmel con prodotti viso, polveri, l'ho scoperto da pochissimo, infatti vi ho parlato di alcuni blush, ma proprio molto di recente. Sono stata curiosissima di provare questo prodotto che è nuovo solo per me, perché è uscito da tantissimo. Si tratta di una palette, appunto, la 002 Coral Glow della linea by Kate Moss. All'interno, conoscerete tutti questo prodotto, abbiamo un blush, un bronzer e un illuminante. Prodotto favoloso, iper compatto in questa stagione. Se andate in vacanza e volete portarvi un prodotto solo, sicuramente ve lo consiglio e sono rimasta molto stupita dalla qualità. Mi sono assolutamente innamorata del bronzer. È un prodotto super vellutato. Questo, al contrario di quello di The Balm, è leggermente satinato. Si tratta di una satinatura, non ci sono pagliuzze, non ci sono brillantini, è proprio satinato, ma ha una satinatura che va all'albicocca, non all'arancione, non è affatto arancione, ma va più all'albicocca rosato. Quindi su un sottotono di pelle neutro o un caldo ma non troppo, o freddo ma non troppo, è un bronzer stupendo, si sfuma benissimo sulla pelle, non fa macchia, lascia un colore molto diffuso ed è veramente un buon prodotto. Ottimo veramente anche il blush, si tratta di un pesca rosato, un grande classico ma abbastanza bright direi. Contiene un po' di bianco all'interno, anche qui siamo davanti a una leggera satinatura che fa un effetto glow ma naturale di salute, ma delicato e fine sulla pelle. L'illuminante è quello che mi piace meno, diciamo, sono tutti i prodotti quelli di cui vi sto parlando che ho sul viso in questo momento. Mi piace meno nel senso che tra i tre è quello che ha la consistenza un pochino più farinosa, anche se poi sulla pelle si, lo vedete? Anche se poi sulla pelle si uniforma abbastanza, si fonde abbastanza. È un illuminante abbastanza discreto. Quindi perfetto per chi non vuole un effetto stroboscopico, per chi non vuole illuminare d'immenso l'intero mondo, ma vuole comunque mantenere questa satinatura lieve e diffusa sul viso. In questo senso sta molto bene in questa palette, perché fa parte tutto, diciamo, dello stesso concept. È un prodotto veramente buono che mi sento di consigliarvi. Per quanto riguarda gli occhi, sempre più spesso ultimamente sto facendo ruotare tanto 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 le mie palette, nel senso che io ve l'ho detto tante volte che io ho sempre messo in evidenza 3 o 4 palette, ho sempre pescato da quelle al mese, intendo. Saranno 2 o 3 mesi che invece vado tantissimo umore, quindi mi capita anche di usare 5, 6, 7 palette al mese, magari 1, 2, 3 giorni. E mi trovo bene, nel senso che ho smesso di impormi determinate cose, ma perché mi piace un po' tutto quello che ho e quindi vado molto a umore. Per cui faccio sempre più fatica a parlarvi della cosa che ho usato di più nel periodo. Ovviamente quelle che ho usato di più, anche perché le ho provate essendo semi nuove, sono queste di The Balm, di cui vi ho parlato nel video in cui vi parlo delle pochette, delle makeup bag da viaggio. Sono le Alternative Rock, la volume 1 e la volume 2, che io amo alla follia, più le uso più mi piacciono. Questa, l'Alternative 1, sicuramente è una palette più adatta, o comunque anche più adatta alla stagione invernale per i colori che ha all'interno. Ovviamente c'è uno specchio come sempre e parliamo di questi colori sul borgogna rosato violaceo. Quello che amo tantissimo è il fatto che questa palette sia veramente completa perché ci sono i tre prodotti viso. Quindi abbiamo una terra, un blush satinato, anche qui il nuance con i colori degli ombretti e un bellissimo illuminante che ha un sottotono oro, rosato, lilla, veramente particolare e bellissimo. Le polveri sono stupende, quelle a viso, le polveri degli ombretti sono veramente molto molto belle. Quella che ho usato di più, come vi ho accennato già in quel video, è l'altra, la volume 2, che ha
le tonalità neutre per eccellenza, quindi parliamo di marroni, dorati, rosati, classici, proprio neutri, classici, ma veramente, veramente belli e performanti. Si sfumano bene tra di loro, ma tra di loro non si confondono. Il colore per la transizione, questo opaco, è stupendo e i colori viso sono fantastici. Se esistesse anche solo la palette di questi tre colori viso, ve la consiglierei assolutamente. Il bronzer è favoloso, è un colore quasi universale, direi, non troppo aranciato. Il blush è un neutro malva rosato, stupendo. E l'illuminante è un oro, un avorio oro non troppo giallo, anche qui molto molto facile da usare. Anche queste sono palette che vi consiglio tantissimo anche per viaggiare, ma in generale. Quindi queste sono sicuramente quelle tra quelle che ho usato di più, però ho una novità. C'è una palette che non ho da tanto tempo, ma che vi devo assolutamente menzionare in questo video. Allora, parliamo anche del fatto che per valutare una palette non ci vuole un mese, nel senso che non stiamo parlando di un fondotinta, non stiamo parlando di un prodotto di skincare. Bene o male, come reagiscono gli ombretti sul proprio viso, se piacciono o meno, la combinazione colori, la si capisce dopo 3-4 utilizzi. Questa palettina di Dior, che è qualcosa di stupendo, della Dior Backstage, l'ultima uscita, la Amber, è stato un meraviglioso regalo che mi ha fatto il mio papà. Mio papà mi ha fatto spesso regali di questo tipo nella vita, così senza motivazione, e lo ringrazio tantissimo. Tra l'altro, gli ombretti di Dior sono ombretti a cui sono molto molto legata, perché sono gli ombretti con cui io di fatto ho iniziato a truccarmi. Quando ho cominciato a truccarmi seriamente, il fatto di avere questa versione 2.0, un po' più pro, diciamo, della linea Dior, non mi può far che piacere. Tra l'altro, si tratta di 9 cialde che costano meno delle 5 colori di Dior. La prima cialda qui è un primer che mi piace tantissimo, funziona molto molto bene e per il colore che ha caffè latte va anche a uniformare la palpebra. Questa cosa mi piace molto. I colori matte sono incredibili, incredibili. Cioè, questo è il mio preferito, è questo rosso fragola che è qualcosa di pazzesco. Poi ho, cioè, guardate che roba, questo marrone bruciato sul rosso. Questo marrone scuro quasi nero sono colori di una bellezza incredibile, scriventi, burrosissimi, super sfumabili che non fanno fallout neanche se glielo chiedete in ginocchio. Non spolvera questa palette minimamente, non ha kick-off mentre la utilizzate, non ha fallout mentre le stendete. E quello che mi piace anche tantissimo sono gli shimmer, perché l'altro matte è questo, che è un colore da transizione perfetto, è questo marroncino anche qui bruciato. I colori shimmer sono favolosi secondo me. Allora, io ho sentito varie cose rispetto ai colori non opachi di questa palette. Ho sentito anche che fossero poco scriventi. Io vorrei spezzare una lancia a favore degli ombretti satinati. Nel senso che siamo un pochino abituati, per il modo che abbiamo di truccarci negli ultimi anni, a ombretti ipermetallici, shimmer, che hanno questo effetto colata di metallo sugli occhi. È un tipo di ombretti, quello di cui vi parlo, che mi piace tanto. Sapete che a me piacciono i trucchi occhi belli intensi, belli carichi, e amo quel genere di colori. Ma diciamo anche che non tutte e non sempre desideriamo questo effetto sugli occhi. Non solo. I colori satinati sono i migliori alleati per le palpebre un po' âgée, perché non incupiscono come gli opachi, quindi danno quel filo di luce, ma con quella texture e quel finish che esalta la luminosità senza rischiare di andare a fare l'effetto increspato sulla palpebra. La palpebra, che non è più giovane, è ovviamente più meno tonica, per quanto uno la possa curare.
Per cui un ombretto satinato non troppo metallico può essere di grandissimo, grandissimo aiuto. Non solo, l'ombretto satinato per definizione è molto elegante, perché non è mai un pugno in un occhio, perché può essere facilmente sfumato con degli opachi senza che si crei troppo stacco nel trucco. Non tutte vogliamo sempre trucchi alla Instagram e soprattutto non tutti abbiamo questo tipo di esigenze. Di giorno per andare in ufficio, al lavoro, eccetera, è molto più comoda una palette di questo tipo con cui tra l'altro realizzare dei trucchi anche molto veloci e molto semplici, anziché una palette iper performante da un tappeto rosso, diciamo. Io apprezzo tantissimo questo tipo di ombretti se hanno questa qualità. L'unico che secondo me è un po' loffino è questo albicocca, questo che oggettivamente sì, non è troppo scrivente, però è carino aggiunto, è un bel mandarino, è carino aggiunto magari al centro della palpebra. Io oggi ad esempio sulla palpebra mobile ho fatto un misto di questo e questo e poi sono andata nella piega alta con questo, nella piega invece con un mix di questi due. Questo l'ho usato solo per scurire un po' l'attaccatura delle ciglia, ma io questa palette l'ho usata anche per fare degli smoky intensissimi, tutti opachi ad esempio, bellissimi, stupendi. Questo colore è più bello, il centrale della prima fila, come protagonista sulla palpebra più che come punto luce, perché come punto luce è un pochino scuro, manca un panna, del nero non si sente la mancanza, perché questo marrone fa perfettamente da nero, quindi devo dire che è molto molto bella. I colori magari non saranno particolarmente innovativi, ma ne vale la pena a mio avviso se cercate questo tipo di palette. Se cercate il metallo fuso sugli occhi, no. Tra l'altro ci sono colori caldi, però se fate un trucco, io l'ho fatto con questo marrone scuro, che è un marrone scuro neutro se non freddo. Con questo marroncino e questo, con questi tre colori, avete un trucco neutro quasi freddo, quindi volendo nella sua semplicità è anche estremamente versatile. Io vi consiglio di prenderla in considerazione. Sulle labbra facciamo velocissimo perché anche qui non devo altro che ricitarvi i prodotti che avete già visto nel video sulla makeup bag, perché ho usato solo questi di fatto, quasi solo questi. Quindi matita amore di Neve Cosmetics con o il rossetto di Douglas che avevo ricevuto in omaggio in profumeria, lo 01 Jolie Rose, me l'avete visto indosso praticamente sempre, e o il mio gloss di Collestar, quello iper brillantinato. Oggi indosso la matita con sopra il gloss. Questo gloss lo amo sempre di più, anche perché oltre ad avere tantissimi brillantini di tanti colori, ne ha tanti anche di colori freddi, sull'azzurro, violaceo, che anche abbinati ad un colore caldo di base rendono, cioè aprono proprio, amplificano proprio la dimensione e la luce sulle labbra. Questo gloss mi piace veramente tantissimo. Un cenno brevissimo alle unghie, tre colori ipervitaminici che vi consiglio assolutamente per l'estate. Due della nuova linea di Essence, non mi dilungo, sapete già che li adoro. Uno è un rosso arancio strepitoso, bellissimo. Se riesco vi dico subito che qual è il 15, non leggo il nome, comunque il numero 15 sotto vi scrivo tutto. Questo è un corallo più rosato, me li avete visti tutti sulle unghie questi, e questo è il 13, stupendo. Vi faccio solo un attimo rivedere come è fatto il pennellino all'interno. Piatto e stondato, proprio facilissima l'applicazione, mi piace tantissimo la formula, si asciugano molto velocemente e durano a lungo. Uno smalto bellissimo che mi hanno regalato in profumeria è questo di Collistar, io amo gli smalti di Collistar, questo è il 544 arancio mobile ed è fantastico. È un arancio mandarino con una leggera riflettenza dorata che, come gli smalti riflettenti che piacciono a me, non si nota particolarmente se non leggermente colpita dalla luce. Vi faccio vedere che il pennellino è di questi piccoli che a me piacciono, ma non a tutti piacciono, e trovo che questo sia un colore stupendo per l'estate. Questi tre colori, diciamo, più nuovi che ho da segnalarvi, ma se volete tre smalti con cui potreste fare veramente tutta l'estate, sono uno, il rosso estivo per eccellenza. Questo non è tanto aranciato come quello di prima di
di Essence, io questo lo porto anche d'inverno ed è fenomenale. È il Fifth Avenue di Essie, è quello che porto sulle unghie adesso. È un colore strepitoso, io questa formula la adoro. Si mette in un secondo, dura una vita ed è il rosso per l'estate veramente, veramente perfetto. Quello con cui non sbagliarsi mai. Sui piedi con l'abbronzatura è strepitoso. Due smalti che visti così potrebbero non parere prettamente estivi, ma che io vi voglio, che non sono prettamente estivi, ma che vi voglio consigliare, specie in questa stagione, sono questo di Essie della linea Gel Couture, che è il Fairy Tailor, e quest'altro di Essence, che è questo color rosa antico naturale splendido, che è il numero 08. Perché ve li consiglio? Tutte le estati io ricevo sia su YouTube che su Instagram la stessa domanda, e cioè: usi lo stesso colore sulle unghie dei piedi e delle mani, sempre, sì in linea di massima, ma no in alcuni casi e solo alcuni. Allora, se io metto su mani e piedi un colore di questo genere, sui piedi mi dura molto di più, potrei toglierlo dalle mani e riapplicarlo tranquillamente. Se non ho voglia di riapplicare lo stesso colore, ma ho un bel rosso sui piedi che mi piace, o se ho un colore particolare, come ad esempio, non so, il verde acqua che avevo abbinato al colore delle unghie delle mani, ma non ho voglia di toglierlo dai piedi, o ancora in ottime condizioni, io lo cambio sulle mani ma metto un neutro. Io l'unica deviazione alla mia regola delle unghie dei piedi uguale alle unghie delle mani è che sui piedi ci sia un colore qualsiasi e sulle mani un neutro, e queste sono perfetti, perfetti. Questo non fa effetto manichino, almeno sul mio tono di pelle, è quel tanto colorato che basta per dare ordine alla mano senza appunto andare a cancellare l'unghia, e questo è il colore sposina per eccellenza. È leggermente sheer, non è completamente coprente, fa quell'unghia perfetta. Tra l'altro questo ve l'ho portato al mare, ve l'ho riapplicato a occhi chiusi, anche se si rovina un po', anche se non è perfetto, questo tipo di colori va bene, perché comunque anche la piccola imperfezione non la noterete mai. Per quanto riguarda il resto, per uscire dall'ambito beauty barra make-up, due cose che vi voglio segnalare. Sto guardando la serie su Chernobyl su Sky e io sono rimasta impressionata da quanto è bella quella miniserie. Chi ha la mia età o più grande di me si ricorderà assolutamente l'evento. Io ero all'elementare, ma mi è rimasta impressa tantissimo la vicenda. Ricordo che i nostri genitori ci invitavano a non. Ai primi giorni c'era quasi un po' di paura proprio, non ci facevano uscire a giocare, non si compravano più verdure e insalata, non c'è bisogno che vi dica che cosa è successo a Chernobyl, ovviamente. Ricordo proprio di aver sentito sulla pelle e nella vita, nel quotidiano, mi ricordo che ne aveva parlato la maestra in un quinto elementare quando è accaduto. Mi ricordo perfettamente quando la mia maestra ci ha raccontato cosa fosse successo e gli accorgimenti che anche noi abbiamo dovuto prendere, noi in Italia. A me era capitato di leggere qualcosa, di aver approfondito sul tema, di aver visto qualche documentario, ma io vi assicuro che quella serie televisiva è qualcosa di fantastico anche a livello informativo. Ci sono delle cose che, per quanto io non sia nata sotto un pero, per quanto io cerchi sempre nei limiti del possibile di approfondire, ci sono delle cose che non sapevo. Questa serie è stata realizzata sulla base di documentazione che è anche stata desecretata nel tempo dal governo russo. È una serie molto molto fedele agli eventi così come sono accaduti. È tutta la ricostruzione, anche scenica, diciamo, è veramente perfetta. Nonostante questo, non sa di documentario, si tratta di una serie televisiva a tutti gli effetti, molto ben recitata, che è estremamente equilibrata, perché non è una serie catastrofista, non è una serie politica, non è una serie che prende una posizione o che strizza l'occhio a una parte politica piuttosto che all'altra, ha un'interpretazione della vicenda piuttosto che un'altra, non è dimostrativa di teorie. Non è una serie strappalacrime, nonostante ci siano anche delle vicende personali dei personaggi che sono veramente tragiche, rimane sempre equilibrata,
lasciando proprio allo spettatore la possibilità di vivere, rivivere quelle esperienze e farsi una propria idea. Parliamo anche del sacrificio umano enorme di migliaia e migliaia di persone che, sapendo a cosa andavano incontro, hanno messo a repentaglio la loro vita, in tanti casi l'hanno persa, per salvare il destino del mondo, per davvero. Cioè, l'Europa, se non ci fosse stato l'intervento di alcune persone, di migliaia di persone che si sono sacrificate, non esisterebbe più. Rischiavamo una sorta di esplosione a catena, e un evento paragonabile solo a quello che è accaduto quando si sono estinti i dinosauri. Qualcosa che la storia non aveva mai conosciuto e che spero non dovrà mai più affrontare. Sappiamo che sono successe cose simili a Fukushima, ma sappiamo anche che le conoscenze ai tempi di Fukushima, gli studi in merito all'argomento erano di altro livello rispetto a quello che c'era allora a Chernobyl. Certe cose non si sapevano ancora, nonostante ci fossero menti ingegneristiche ad altissimi livelli che si occupavano di questi argomenti. Vi consiglio caldamente di guardarla. Mi spiace solo che sia su Sky perché devo aspettare la puntata settimanale. Io invece, come tutti quelli che sono abituati a vedere le serie su Netflix, guarderei tutto di fila, ma non posso, quindi ne ho visto 3 puntate. Quando vedrete questo video avrò visto anche la quarta, però sicuramente non avrò ancora finito la serie, che vi consiglio caldamente. Un'altra cosa che vi consiglio, non so se l'ho mai fatto prima, indipendentemente dal fatto di segnalarvi dei canali di amiche perché avevo scoperto da loro qualche prodotto, eccetera, vi consiglio un bellissimo canale su YouTube, un canale di approfondimento dell'attualità. È il canale Breaking Italy, che in tantissime già conoscete. Comunque vi lascio linkato tutto qui sotto. Amo moltissimo come è fatto quel canale. Pubblica quasi tutti i giorni, direi tutti i giorni, video che approfondiscono eventi di attualità che possono essere politica, cronaca, costume, sempre molto ben fatti. Si vede che c'è tanto lavoro dietro ogni video perché si può dire tutto tranne che manchi una profonda informazione, una profonda conoscenza di quello che viene raccontato. Poi ovviamente si dà un punto di vista sul quale si può essere d'accordo o meno, ma la capacità di analisi di Shai, il ragazzo che ha questo canale, è veramente ammirevole. Ripeto, sia che siate d'accordo o meno con quello che lui sostiene. Ha un modo di rivolgersi al pubblico molto diretto, ma molto forbito. C'è di base una capacità dialettica, una cultura di fondo importanti, ma nello stesso tempo Shai ha la capacità di rivolgersi anche ai giovani. È veramente un canale trasversale che fa bene al cuore vedere, fa bene al cuore sapere che ci sono delle persone ancora così nel mondo. Vi consiglio, se non l'avete mai visto, di dargli un'occhiata. Io con questo ho terminato per questo mese. Come al solito, vi ringrazio tutti quanti, vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!